Oggi è venerdì 17 e questo è il cielo, c'è una giornata splendida. In questi giorni si sono abbassate un po' le temperature, faceva freddo, era brutto, poi boh, ero un po' così, quindi ho fatto le mie cosine, diciamo, e mi sono presa un po' di tempo e oggi invece sono tornata bella carica insieme al bel tempo. Ho passato la mattinata a sistemare le foto perché voglio fare dei fotolibri, forse ve l'avevo già detto, e mi ci sto mettendo seriamente. Per pranzo, cornetti avanzati da ieri sera, visto che erano tanti, e li condisco proprio leggeri con un po' d'olio e un pizzichino di sale, così sono a posto. Senza particolari cose. I cornetti sono delle verdure che mi piacciono belle salate, come i finocchi e l'insalata. Mi piace proprio sentirlo il sale, non so per quale motivo. Metto anche qualche semino, anche se di solito li metto solo nell'insalata, cose così, ma non ne ho più di insalata, quindi metto due semini dentro qua. Almeno anche quelli, e penso mangerò del formaggio insieme. Mangerò una crescenza, un certosino. Mi sa che non mangio quello grande, ma mangio il piccoletto, questo qua, perché non ho fame, ma non famissima. E mi tosto qualche fettina di pane, quello sì. Ho un pane multicereale di questi qui già affettati, sono molto comodi in questo periodo in cui andare a fare la spesa è un problema. Sai, quando da piccolo ti dicono usa due mani, ecco, mi sento proprio in quella condizione lì quando faccio queste cose. Eccoci qua. Adesso lo facciamo tostare un pochettino e poi siamo a posto. Oggi pranzo super easy, certosino e cornetti con il pane multicereale. E penso di guardare qualche vlog perché è da un po' che non ne guardo. Eccomi, mi sono arrivate queste piantine. Le avevo ordinate mio fratello e le ho ordinate anch'io perché sono molto molto belle. Arrivano dalla Liguria e questi sono due mix. Sono dei mix che arrivano già così, quindi a seconda di cos'hanno vi mettono dentro delle piantine. Adesso ve li faccio vedere velocemente e poi li pianteremo insieme. Io ho trovato due rosmarini, una salvia, il coriandolo, il timo, l'origano, la menta e la santoreggia, che è un'erba aromatica di cui non so nulla, quindi mi devo informare. Per ora ve li faccio vedere così. Poi, se volete qualche info in più dopo che lo tirate fuori, lo piantate, magari lo facciamo insieme in un video, poi vi dico come le trovo e tutto. Comunque sono impacchettate strabene e sono dentro queste
cassettine trasparenti perché sul vasetto c'è scritto il nome della piantina, la tipologia di pianta che c'è dentro e sono in ottime condizioni, quindi sono molto contenta e non vedo l'ora di rimettere in sesto il mio orto di erbe aromatiche sul balcone.